C'erano diversi suoni particolari. I cani. I rumori delle macchine. Gli uccelli. Le anziane signore a volte che ciao. I trattori. L'acqua della fontana. Suoni del nostro paese. Di tutti i giorni. Che sono fatti da persone vive e da cose inanimate, non vive. Tipo, le persone e gli animali possono parlare, cioè, possono fare un suono quando vogliono loro. Però, tipo, ad esempio, il camion o il trattore lo fanno perché l'uomo lo muove. I suoni naturali. Rumori silenzio. Rom. Che danno fastidio. Cioè, li sentiamo tutte le volte, però è bello sentire. Cioè, è bello sentirli. Gli uccelli. I cani. I suoni naturali si sentono meno. Perché? Perché quelli artificiali sono hanno il rumore più forte degli altri. Perché ci sono troppi suoni artificiali al giorno d'oggi? Praticamente stanno scomparendo. Anche perché i suoni naturali sono più dolci, più armoniosi, invece quelli delle macchine, per esempio, casino, rumore, fastidio, basta. Sono sempre gli stessi, non cambiano mai? No. Cupo? Nero? Scuro? Qualcosa di ruvido? Chiari? Sente anche il rumore del vento tra gli alberi, 7 volte. Di colori vivaci, giallo, rosso, arancione, verde, chiaro, così, cioè, rosa. Naturale. Dolce. Naturale, dolce. Mi chiamo Piero, io avrei una cosetta da farvi vedere e da raccontarvi, se siete d'accordo, se non vi rubo troppo tempo. Si tratta di 5 minuti, siete d'accordo? Sì. Allora io abito in quella casa là, venite che vi apro. Bene, allora bimbi, questa è una tartaruga terrestre, viene dall'India e si chiama Trudy. Ha tanto di certificato perché per poter tenere animali esotici bisogna avere un permesso particolare. E addirittura sulla sua, chiamiamola così, carta d'identità, è una principessa e si calcola che abbia più di 150 anni. C'è un sistema per calcolare gli anni da sotto, però io non ve lo so spiegare più di tanto. E comunque io l'ho sempre vista, ne ho quasi 60. Ce l'aveva mia zia da tanto tanto tempo. Mangia insalata, il pane col latte e pezzetti di mela. Sapete che genere di animale è la tartaruga? È un rettile. Bravissima. E quali altri rettili conoscete? Serpenti. Sì. Il geco è un rettile. Lucertole. Lucertole. I ramalli. Il cocco. Il grillo. Il coccodrillo. Dinosauro. Era un rettile anche il dinosauro. C'erano rettili anche mammiferi. Ma era un parente del dinosauro, mi sembra. No, il drago. Ah, il drago barbuto. L'iguana. Che bello il drago barbuto, è bellissimo il drago. La bachicoltura del bacco da seta non è più redditizia, è stata sostituita dalla seta artificiale. Ma una volta queste zone, soprattutto a Rovereto, che mi pare che era la Filanda, vero? Ma anche qua in questo paese, in questa frazione, si coltivava il bacco da seta. Il bacco da seta mangiava esclusivamente una foglia di un albero, che è il gelso. Avete ancora visto un gelso?
in dialetto si chiama morere. Questo qua, guardate, è questo piccolo albero qua, che è come quell'albero lì, ma mi sa che è morto. E le foglie di questo albero qua venivano pazientemente raccolte e date da mangiare ai bacchi da seta, che venivano allevati su dei graticci, che in dialetto li chiamavano arelini. Poi questi bachi, mangia che ti mangia, diventavano mostruosamente grossi. E dopo si rannicchiavano in un bozzolo e i bachicoltori, i contadini, li buttavano nell'acqua bollente e il filo che ne veniva tirato su da questa vasca di acqua bollente veniva filato. Poi c'erano altre lavorazioni e da lì nasceva la seta, che sembra sia stata importata addirittura dalla lontana Cina. Ah, un bozzolo mi pare che sia 1,5 chilometri di... E infatti è una lunghezza mostruosa. Sapete che là c'è la fontana di Sottocastello, una delle più vecchie fontane, e prende l'acqua da quella montagna lì. Dalla Mosna, bravo. I suoni mi sono sembrati molto naturali, molto dolci, molto... alcuni molto forti, alcuni meno, e erano tutti bellissimi. A me sembrava il paese degli uccelli, che guidavano le macchine, l'aereo e tutto, e dopo venivano i poliziotti che erano i cani e li facevano scappare tutti. La natura si sentiva molto, era bello. Un concerto di suoni? I suoni si sentivano molto più forti, come se fossimo ad ascoltare con le cuffie. E ho sentito gli uccelli che cantavano, poi le macchine che passavano, cani, sì, e qualcuno che tagliava la legna, la motosega, sì, l'elicottero e qualcuno che faceva così, tipo. Poi io che tossivo a bomba. Il canto degli uccelli, e le voci in lontananza, la ruspa, le assi per terra che cadevano, l'aereo che passava, il rumore dei piedi. Ma si può dire cosa si sentiva? Tipo il sole, io sentivo il sole che batteva. Quella lucidità che ti avevo detto. Sì, devi. E può venire fuori un attimo. Può venire fuori, aspetta, chiedersi ad andare, Sì. Aspetta. Come si chiama? Io come mi chiamo? Bertone Enrico. Cosa volete sapere da me? Che tipo di suoni c'erano qui in paese? Non c'erano macchine. C'era il suono delle mucche e dei buoi e i carri che giravano. E dei bambini che erano sempre sulla strada che giocavano. Ecco, quelli erano i suoni allora, che era più bello. E i nonni, c'erano delle panche sulla strada qua, dietro le case, dove si trovavano i nonni a chiacchierare e noi ragazzini chiedevamo robe della guerra, ci contavano di Russia, di così, e noi eravamo tutti incantati ad ascoltare. Ci pareva una roba incredibile sentire a dire cosa hanno visto in Russia, cosa hanno fatto in Russia, quanti morti. Ecco, questa era la nostra vita dei ragazzi. Si giocava, poi si giocava qua sempre con dei bambini a palla, a nascondino.